25 settembre 1991. Muore nel carcere di Lione Klaus Barbie, l'ufficiale tedesco noto con il soprannome di Macellaio o Boia di Lione. Comandante della Gestapo durante l'occupazione nazista della Francia, ordina la deportazione di centinaia di ebrei e la tortura ed eliminazione fisica di molti patrioti francesi. Nel settembre 1944, in previsione di una imminente avanzata degli alleati, brucia tutti gli archivi della Gestapo di Lione e fa uccidere un centinaio di possibili testimoni del suo operato. Sfuggito al processo di Norimberga, dopo la Seconda Guerra Mondiale, partecipa ad attività di intelligence, prestando la sua opera per i servizi segreti americani e boliviani. Arrestato ed estradato nel 1983 in Francia, nel 1987 viene processato e condannato all'ergastolo.